Ragazzi, vedete quello in sottofondo? Quello è Ronnie Rodney che mi scrive: "Ehi bimbo". Allora, io direi di metterla direttamente in generale questa perché ho paura. E direi di rispondergli. Allora, tutti noi sappiamo che Ronnie Rodney tecnicamente è uno che dovrebbe essere tipo inglese, americano, che cavolo ne so. Evidentemente ci sarà un pazzo che ha copiato questa cosa, no? E io ho già portato dei video di Rodney su Minecraft. Ma questo qua mi ha scritto direttamente su Instagram, il che è abbastanza inquietante. Ciao, vediamo un attimo. A parte che io non sono un bimbo, mi scusi signore, ho 20 anni. Ti va di fare un giochetto? Ma aspetta, ma che giochetto? Ma di che cosa sta parlando sto qua? Ma tutto bene? Ma chi sei? Ma come? Non sai chi sono? Sono anche entrato nel tuo be... Co... No, scusa, questa cosa non si può mettere, scusami, ma che cavolo. Oddio, meno male che ha detto mondo su Minecraft, avevo paura di dover chiudere il video perché... Allora, ragazzi, ci troviamo di fronte ad una persona un po' pazza, ci rendiamo conto di questa cosa. Adesso io facciamo finta di dargli corda per vedere dove effettivamente arriva. E guardate che, cioè, non è normale. Come mai sei entrato nel mio mondo? Ma scusate, Ronnie, mica è... inglese, mica è americano. Cioè, tecnicamente lui dovrebbe anche essere americano, però, cioè... Perché ora si... Ma che cosa sta dicendo, scusami? Ma è normale. Beh, in che senso? Ma scusa, ma come fai a parlare italiano? Tu mica eri tipo americano? No, raga, ho paura, vi giuro. Cioè, non è possibile. Cioè, come... Scusa, io posso tutto? Mi offendo che non ti fidi di me? Devo dimostrarti che posso davvero tutto. Cosa, in che senso? Allora, ok, non so nemmeno più come rispondergli. Chi è che sta chiamando alla porta? No, ora ho paura di andare. Porca. No, 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 raga, ho paura di andare ora. No, 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 io non ci vado. Cioè, vi immaginate se tipo è lui adesso? No, vabbè, dai, no, non è lui. Che cosa sto dicendo? Non è possibile, cioè, nel senso... Non può essere lui, giusto? Cioè, non... No, è impossibile. No, 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 raga, è impossibile. Cioè, non credo che sia lui. Vado a vedere. Ma ci rendiamo conto che ha scritto, cioè che c'è scritto letteralmente Ronnie Rodney, stai attento, ti spio. Peraltro ha usato pure la mia font sto qua. Cioè praticamente sarebbe la font che uso io nei video. Allora, scriviamo un attimo a Ronnie. Dov'è Instagram? Che cazzo? No raga, che cazzo è sta roba? Ma che cazzo? No, 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 che... No, l'ho scritta io. No, non è possibile. Ma c'era letteralmente Instagram qua. Ti piacciono i miei scherzetti? Vedrai che la prossima volta avrai voglia di non fidarti di me? Oh mio Dio. Oh mio Dio. Allora. Io pensavo fino... Allora. Fin qua pensavo magari sarà un mio amico vicino che mi sta facendo uno scherzo e mi sta scrivendo su Instagram, no? Perché è palese, ci ho detto, dai, non ero... Però ora che mi si è mosso il computer, cioè mi si è mosso il mouse. Letteralmente. No, raga, ma che cazzo è? No, no, allora, fermi, ricomponiamoci un attimo. Allora. Cioè, praticamente mi state dicendo che sto qua mi ha scritto un foglio, che ovviamente avete già visto, probabilmente. Ma era fuori la porta? Com'è possibile? E come ha fatto a muovere il ma... No, 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 raga, non, io non ci posso... Io non ho mai visto una cosa del genere in tutta la mia vita. Io non ho mai visto niente di questo tipo. Ma che caspita è? Ma scusa! Ma mi si muove il computer... Ma come ha fatto? Ma questo non è un adescatore, cioè questo è un hacker. Cioè, allora, ma raga, secondo me questo non è nemmeno Rodney Rodney, cioè non saprebbe fare una roba del genere. Cioè, sto qua, praticamente, è un hacker che mi sta entrando nel computer, ma che cazzo è? No, allora, io devo ripristinare da zero il computer.
Cioè, una roba del genere. Perché, peraltro, mi sono sparite. Dove sono i miei programmi, peraltro? No, io avevo un sacco di programmi. Guarda che schifo. Raga, non avete idea di cosa io ho scritto. Allora, io ho scritto: se sei stato tu, tipo, a fare tutte queste cose, mettermi il foglio, a fare la cosa del blocco note, dello sfondo, confermami dicendo cosa hai fatto di strano ora. Perché volevo capire se era effettivamente stato questo profilo qua, oppure no. E lui ha detto: sì, Dennis, sa il mio nome. E già questo è abbastanza preoccupante. Il foglio l'ho messo io, e anche lo sfondo e il blocco note. Cioè, sto qua. Io non ho parole. Ma non ti preoccupare, i programmi ci sono ancora sul PC. E comunque non servirà a niente ripristinare il PC. Ormai tu sei mio, te l'ho detto. No, 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 no. Cioè, sto... Mi sta sentendo? Vabbè, certo, se sul computer mi sta sentendo è come. Cioè, tu a te praticamente va bene, giusto, ora dato che probabilmente mi stai sentendo, va bene se io sto qua a registrare il video, eccetera, su di te, giusto? Ok, ho aspettato un po' e non mi sta rispondendo. Forse non ha sentito forse non mi sta sentendo, però magari pensa che io voglia ripristinare il PC, perché sai, la prima cosa che si fa quando c'è un hacker dentro il PC, di solito si ripristina il PC. Allora, facciamo così, raga. Voi non rispondete mai a nessuno su internet. Quello che vedete non fa... Cioè, se qualcuno vi scrive su internet, non lo fate. Perché poi queste sono le cose che possono succedere anche di peggio, purtroppo. Quindi, per carità, non rispondete a nessuno su internet. Solo degli amici di cui vi fidate, ma amici che conoscete. Allora, no, nel dubbio, non rispondete a nessuno su internet, ok? E soprattutto, se vedete uno che... Ronnie Rod... Ma raga, cioè, ma ci rendiamo conto? Mi ha hackerato il PC e mi ha scritto sta cosa. Cioè, lui sa dove abito, lui mi ha messo anche sto foglio. Cioè, cosa devo fare io? Scusa, adesso voglio fare una piccola ricerca. Allora, io ho trovato questa cosa, questo articolo di Webbo, che praticamente parla appunto di Ronnie Rodney. Ok, praticamente ora potete vedere. Allora, dice: da qualche giorno su TikTok e Instagram c'è un nuovo personaggio che terrorizza gli utenti, tanto quanto aveva fatto Jonathan Galindo. Vi ricordate 2 anni fa? Quello là era anche molto inquietante. Lui si chiama Ronnie Rodney e perseguiterebbe chi risponde ai suoi messaggi in DM, fino addirittura a far del male a ragazzini. Cosa c'è di vero in tutto questo? Assolutamente nulla. Allora, c'è scritto da Webbo. Ed è vero, raga. Cioè, nel senso, tecnicamente non dovrebbe esistere. Non vorrei che, però, un hacker mi abbia preso di mira. Che, ovviamente, è un hacker che magari non è Ronnie Rodney. O magari sì, non lo posso sapere. Però, non vorrei che magari mi ha preso di mira e capito? Cioè, mi sta facendo fare tutte queste cose. Tutte queste cose strane. Il foglio e il computer, eccetera. Cioè, è una roba parte fuori dal mondo, prima di tutto. E poi, ma cioè, ci rendiamo conto. Ma mi si muovono le cose da sole. Per dimostrare, vi racconteremo. Vabbè, insomma, non mi interessa come è nata la sua maschera. Comunque, sapevo già che fosse un personaggio immaginario. Poi, peraltro, qua c'è un sacco di video, capirai. Ovviamente. Allora, tecnicamente non dovrebbe esistere. E infatti è per quello che io sospetto che magari questo possa essere una sorta di hacker che mi ha scritto a me e che adesso sa letteralmente dove abito, sa tutte le cose, mi ha hackerato il computer, sta facendo tutte queste... Cioè... Può essere, perché dietro a ovviamente un profilo Instagram, che peraltro sappiamo anche che ovviamente il vero Ronnie Rodney sarebbe americano. Ora raga, scusate un attimo, sto qua non è americano, questo qua è italiano, cioè questo qua scrive in italiano, cioè è abbastanza palese che non sia il vero Ronnie Rodney. Almeno credo, dovremmo effettivamente investigare per vedere meglio. Ora voi scrivetemi nei commenti tutte le cose che pensate che possano essere. Chi caspita è sto Ronnie Rodney del cavolo? Che cosa vuole da me? Perché fa così? Se avete voglia iscrivetevi anche per chiaramente non perdere i video che ci saranno, sempre di Ronnie Rodney, per vedere anche che caspita mi farà, perché ora letteralmente sa dove abito. Cioè, sto qua, raga, può entrarmi in casa. Cioè, ma ci rendiamo conto? Boh, è assurdo. Vi lascio con questa bellissima faccia. E non lo so, vedremo come si evolverà la situazione di Ronnie Rodney. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti tutto quello che ne pensate, lasciate like se vi è piaciuto il video e alla prossima.